A chi studia i dati fin dall'inizio, tutte le curve epidemiologiche della nostra regione, molto particolari perché hanno avuto un avvio anticipato a nord, con la parte più a sud della regione che segue almeno 2 settimane di distanza lo stesso cammino. La previsione fatta è quella di avere un picco circa verso metà mese, con un'esigenza crescente in termini di posti letto di terapia intensiva di circa 60 e il doppio di semi-intensiva. Questi dati ci dicono che se le cose dovessero continuare come stanno andando avanti oggi, ci potremmo trovare nella metà del mese di aprile ad avere un'esigenza molto forte in termini di posti letto di terapia intensiva. Beh, non è stato escluso, anzi, la rete ospedale marchigiana è in primissima linea nella risposta al coronavirus. Anche il privato è stato chiamato fin dall'inizio dell'emergenza, dove tra parentesi la risposta è stata proprio sull'incapacità di organizzare posti letto di terapia intensiva, perché è stata la prima richiesta fatta al privato marchigiano quanti posti letto di terapia intensiva poteva mettere a disposizione. Ma il privato marchigiano è un privato piccolo, un privato con la sua dimensione che sta dando una mano, ma nelle cose che riesce a fare, gestendo in modo particolare non i malati Covid, ma i no Covid, che continuano ad aver bisogno di risposte. Strutture dismesse, strutture attuali, non è che non hanno spazi vuoti, ma sono spazi spesso piccoli che difficilmente permettono di riorganizzare i numeri così importanti che abbiamo in termini di risposta e eventualmente poi in un modo molto frammentato, quindi con uno sforzo importantissimo di medici e infermieri che in questo momento abbiamo in una misura limitata. Quindi sono state valutate le alternative a andare verso una nuova struttura di supporto al sistema sanitario marchigiano. Ma le alternative avrebbero tante difficoltà in termini di realizzazione, la più grossa di tutte, un'esigenza di personale molto superiore alla nuova struttura che si vuole realizzare. E questo è un po' collegato alla domanda precedente. È evidente che avere uno spazio libero, grande, da organizzare ex novo, permette di massimizzare quelli che sono gli aspetti proprio di gestione del personale organizzativo. Avere uno spazio allestito al meglio per una funzione specifica, che è quella dell'alta intensità di cura, già pensato nel momento in cui nasce come luogo dove ottimizzare questo tipo di risposta. Quindi su un unico piano, in uno spazio abbastanza grande, la possibilità di avere il progetto che in nessun spazio esistente riusciremo a collocare. Non è che i casi diminuiscono, qui molti l'hanno spiegato male. C'è un rallentamento nella crescita, ma i casi crescono. In terapia intensiva ci si sta a lungo, non si sta a pochi giorni, e quindi il numero di richieste sarà costantemente crescente. Ecco perché quelle curve che studiano, chi studia le epidemie, non è che portano al raddoppio dei posti attuali con una crescita numerica, ma comunque è un'esigenza molto importante. Ecco perché si punta proprio su questa struttura. Ecco perché viene fatta una scelta di questa natura, è proprio in forza, in ragione di quello che prevediamo. Pesaro è stata la prima area colpita dal fenomeno. Noi ci aspettiamo che prima di altre possa avere numeri più bassi. In questo momento, di circa 100 i pazienti pesaresi che sono in terapia intensiva, 48 hanno trovato posto nella provincia di Pesaro Urbino, altri 40 stanno occupando posti nel resto della regione. E quindi è evidente che quello che ci aspettiamo è che andando avanti forse l'area di Pesaro sarà quella più soddisfatta. Abbiamo cercato prima Su Ancona, che è baricentrica per tutta la regione, e abbiamo trovato strutture e scelte che purtroppo non erano adeguate. Per una caratteristica e per un'altra non rientravano fra quelle che ci servivano per realizzare la nuova struttura. A Civitanova, all'uscita del casello autostradale, baricentrico diciamo per cosa? Per la parte che si è attivata ultimamente da Ancona fino a San Benedetto, dove la crescita è più forte rispetto al pesarese, vicino all'autostrada, vicino all'ospedale, con le caratteristiche oltretutto di una fiera, che è proprio il luogo dove il modello dal quale stiamo mutuando la nostra scelta ha origine, cioè Milano. Noi abbiamo da parecchio tempo confrontato i nostri dati con quelli cinesi e quelli lombardi, di chi studia le curve. E l'indicazione data più volte è che le nostre curve sono molto simili a quelle della Lombardia. Abbiamo misurato anche l'incidenza del virus nella nostra regione
quando ci mettevano al quarto, quinto posto, sesto posto nazionale, ricordando che andavano divisi quei numeri per gli abitanti. Dividendoli per gli abitanti, molte volte la regione a ridosso della Lombardia siamo stati noi. Proprio sulle esigenze di terapia intensiva, andando a moltiplicare per 6, per 7, che è più o meno il rapporto che c'è tra noi e Lombardia, veniva fuori che i nostri posti attivati erano appena sotto quelli lombardi. Quindi c'è una lunga affinità che ci segue fin dall'inizio di questo fenomeno e non è un caso se abbiamo guardato quel territorio che era un po' più avanti di noi come giorni di epidemia come un punto di riferimento per le scelte da fare anche sul nostro. Il personale, come abbiamo spiegato prima, nel momento in cui è chiarito che ci sarà l'esigenza di questi posti letto, come abbiamo chiarito prima, in ogni caso quella che andiamo a fare è la scelta che richiede meno personale. Quindi se ha proprio una ragione, un punto di forza come progetto è che permette di gestire con meno personale un numero più importante di posti letto. Quindi fra tutte le scelte è quella più valida sotto questa prospettiva. Già dai prossimi giorni arriverà un contingente di 22 medici aggiuntivi. Sono parte di quelli che ci sono stati promessi, circa 70, che andranno a rinforzare il nostro sistema. È chiaro che con 70 medici in più saremo in grado di utilizzare al meglio questa struttura e, come dicevo prima, sarà quella che permetterà di avere il maggior numero di posti gestiti con il minor numero di personale. A Milano ci hanno messo, credo, 12 giorni per fare una struttura come questa, ovviamente dal giorno in cui hanno iniziato. E noi ci aspettiamo che avvenga la stessa cosa. Abbiamo perso purtroppo 2 o 3 giorni a scegliere il luogo più adatto, perché i posti visionati poi avevano dei problemi. Ma dal momento in cui si partirà, la realizzazione sarà rapida perché è una sorta di montaggio di una struttura dentro una struttura. E speriamo che i tempi che hanno mantenuto a Milano si possano mantenere anche qua. Citarli tutti, potrei saltarne qualcuno, comunque diciamo i principali esponenti di quelli che è la sanità marchigiana, dalla Lucia Di Furia, che è il capo del servizio salute, alla presenza di Naya Storti, che è il direttore dell'ASUR, Caporossi, che è il capo di Torrette, e poi strutture anche meno conosciute, più interne, come l'ingegner Conti, come l'ingegner Gusella, figure amministrative come segretario generale della regione, l'architetto Nardo Goffi, e in più abbiamo messo qualche esterno, ma di pregio, a dare una mano a questa squadra come nostro Rificini, storico dirigente in pensione della Protezione Civile Regionale. Non un'alternativa, è un'attività che abbiamo iniziato, che copre tutto l'arco delle esigenze di salute, perché ovviamente il bisogno di salute non è solo quello della terapia intensiva, anzi quella è l'ultima risorsa. Importante è iniziare fin da quando si sta dentro casa. Con la costituzione delle unità operative fatte da medici, infermieri, che vanno dentro casa, che porteranno anche i farmaci, che recentemente l'AIFA ha concesso di poter somministrare anche a domicilio, che permettono, diciamo, di attivare le cure fin dalla primissima fase della malattia, sono iniziative che vanno a completare un quadro. Io non le vedo alternative, sono convinto che possano servire entrambi i momenti. Dobbiamo rafforzare ogni opportunità, ogni strumento, tutto quello che possiamo mettere in campo in un momento straordinario come questo. Se poi le curve dovessero cambiare, non avessimo più bisogno, dovremmo dire primo grazie perché significa che il problema è sceso. Ma è un po' la filosofia che ha condizionato tutto questo percorso. Se noi immaginiamo che non accadrà mai nulla, non faremo nulla. Pensando che possa accadere anche il peggio, dobbiamo mettere in campo tutte le energie e tutte le risorse che servono. Quindi ben vengano le unità operative che vanno dentro casa, che sono state definite e stanno operando, ben vengano i reparti di terapia intensiva al servizio della fase più acuta. Questa è un'altra fase ancora. Diciamo che gli ospedali da campo, l'ultimo è quello della Marina che arriverà a Iesi in 72 ore, si occupa soprattutto di degenza, di situazioni di cure meno intensive rispetto a quelle che vogliamo fare nella struttura nuova e quindi diciamo una risposta diversa da quella che svolgerà la nuova struttura. Così come speriamo possa arrivare l'ospedale da campo cinese con un'intensità maggiore rispetto all'altro, ma in termini di terapia intensiva porterà al massimo 10 posti letto. Quindi è evidente che tutte queste
scelte, tutti questi indirizzi rafforzano uno l'altro. Cioè riusciamo a dare più intensità, essere vicini a quelli che lavorano in sanità, anche per esempio supportando meglio la degenza. Io consiglio sempre di fare quella famosa valutazione, chiamiamola in percentuale. Regioni che sembrano, almeno sembravano, nella parte più alta dei problemi, in realtà quando li si va a pesare stanno alla metà dei problemi nostri. Voi capite, se noi avessimo la metà dei problemi, certamente non ci servirebbe questa struttura. Quindi paragonarci con regioni che hanno una situazione migliore della nostra, in alcuni casi anche molto migliore, non mi sembra corretto. Parliamo poi, e questo è un punto molto particolare, di realtà che spesso negli ultimi anni hanno rinnovato i loro ospedali, che è un ritardo della nostra regione storico, cioè passiamo da decenni in cui l'investimento negli ospedali è stato molto basso. Ma cosa significa questo? Avere ospedali nuovi significa anche poter contare su strutture con ben altre metrature per paziente e anche altre opportunità in termini di gestione, ospedali più grandi, ospedali più efficienti, con maggiori opportunità. Noi dobbiamo calare il modello sulla nostra regione, che abbiamo in termini di gravità un'intensità molto vicina a quella della Lombardia e quindi un impegno già forte di tutto quello che abbiamo in termini di strutture. Ecco che questa scelta è fatta per le Marche, è fatta per noi e chi ha fatto scelte diverse spesso è perché non ne si trova nelle stesse nostre condizioni. Bertolaso, l'ho chiamato sapendo che lui stava realizzando esattamente la stessa cosa a Milano, anzi, è finita in questi giorni. Quindi è stato chiamato una persona che certamente non manca di esperienza in situazioni di emergenza e che stava realizzando lo stesso oggetto, quindi già con le idee chiare su quello che serviva, con uno staff rodato, con un meccanismo pronto ad agire che secondo me darà ricadute positive anche sul nostro progetto. Perché chi ha aperto la strada, chi ha fatto già un percorso, ha capito anche quali sono le scelte migliori e non deve ritornarci sopra, ha fatto anche le valutazioni sugli errori di percorso e quindi non deve ripeterli e per noi questo è tutto vantaggio. Quindi è stato semplicemente chiamato chi stava facendo la stessa cosa, da un'altra parte. Quando un soggetto che si mette in moto per realizzare un'opera che viene poi donata alla Regione Marche, quindi che avremo titolarità alla fine di quest'opera, e lo vuol fare con la massima velocità, sceglie una strada fatta di un intervento privato che abbiamo visto tante volte nel sisma. La cosa che di questa domanda mi stupisce è veniamo da 3 anni dove gran parte delle opere realizzate sono fatte da ONLUS e da fondazioni, che hanno raccolto fondi anche nelle Marche, non è che li hanno raccolti solo fuori dalla nostra regione, e che poi hanno potuto operare come fondazioni, come ONLUS, quindi con una velocità completamente diversa, tanto che è stato 100 volte detto, ma perché il pubblico non va alla stessa velocità delle ONLUS? Qui che dobbiamo correre, non capisco come stupirsi del fatto che Bertolaso utilizzi una ONLUS per realizzare questo intervento. Ma proprio perché la scelta la fa chi mette in moto l'iniziativa, cioè non è che può essere la regione con un bando, così ci mettiamo 3 mesi solo per scegliere la ONLUS, può seguire una cosa del genere. È il soggetto, il protagonista che se la sceglie. Io non so perché qualcuno ha scelto fondazioni durante il sisma, perché ha scelto la fondazione X rispetto a un'altra. L'hanno scelta perché le ritengono ovviamente efficaci, sono abituati a collaborare con loro. Sappiamo per esempio che questa fondazione ha una lunga storia di protezione civile, trentennale, e quindi probabilmente Bertolaso ha trovato e individuato un soggetto con il quale è abituato a lavorare. I fondi si devono trovare e poi ci tengo a dire che non si tratta solo di soldi. Moltissime donazioni vanno direttamente ad acquistare tecnologie, infrastrutture, pavimentazioni, strumenti che servono per realizzare. Immaginiamo che questo intervento, più che di edilizia, è un intervento di assemblaggio di pannellature, di testa a letto, poi vengono portati a letto, le pompe e i ventilatori che aiutano a respirare, i monitor, gli arredi che serviranno. Quindi molte donazioni possono benissimo agire attraverso questo strumento. Quindi non parliamo solo di denaro, parliamo anche di generosità fatta attraverso quest'altro meccanismo. Oltretutto, mi sembra che sia molto interessante questo modo di lavorare, serve anche a togliersi qualche dubbio, qualche pensiero ed è estremamente efficace in un tipo di lavoro come quello che andiamo a fare. Quindi,
Sono convinto che l'insieme delle risorse economiche, ma anche delle numerose donazioni fatte attraverso strumenti e materiali, possano permettersi di realizzare quest'opera. Beh, una strada più veloce di questa non c'è. Noi ricalchiamo, come dicevo prima, le orme di una cosa già fatta. Non ci inventiamo niente, non ci siamo inventati qualcosa nelle Marche. Abbiamo copiato una cosa fatta in Lombardia. Lì è stata velocissima e vogliamo, ci teniamo che anche qua sia altrettanto veloce. Quello che dicevo prima, ho fatto tutto il ragionamento sul sisma. La gestione diretta da parte della regione ci porta negli strumenti, nei meccanismi che conosciamo e che quindi sono gravati da passaggi e da complessità. Potersi invece muovere nell'orizzonte, come hanno fatto tanti, nel sisma dell'uso della fondazione come strumento per realizzare, rende tutto molto più veloce. La velocità, il tempo sono fondamentali. Dobbiamo affrontare un passaggio molto delicato. Ci tengo a dire una cosa. Non dobbiamo immaginare questa opera come una cosa temporanea che verrà presa e buttata via. Moltissimo del materiale che verrà utilizzato lì, da tutte le tecnologie, serviranno poi per rinnovare quello che è il materiale che serve all'interno della regione. E vedete, non serve solo per il picco, perché noi abbiamo bisogno, dopo un mese e mezzo che stiamo rinviando tutta l'attività per InnoCovid, di poterla riprendere e poter contare come sistema sanitario marchigiano. Su una struttura come questa permetterà per lungo tempo di riattivare gli ospedali superato la crisi della pandemia per recuperare il tempo perduto per tutti quei malati di altre patologie che hanno bisogno di fare gli interventi. Si può rimandare, ma non all'infinito.